Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi Vincenzo Casaburi, presidente di Co-Cooking Lab, impresa sociale che si occupa di cucina etnica e circolare, che ci parlerà di un'iniziativa in collaborazione con Osteria Memà, composta da una serie di cene inclusive e solidali. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie a voi per ospitarmi in questo momento molto interessante. Grazie a lei di essere qui con noi oggi e innanzitutto appunto le chiedo di parlarci e di dirci da dove nasce l'idea di realizzare questo progetto e con quale obiettivo. Allora, l'idea nasce da un bellissimo incontro con lo staff di Osteria Memà, un player della ristorazione milanese che da sempre fa dell'inclusione e dell'apertura verso la comunità uno dei suoi punti chiave. Lo fa attraverso il cibo, chiaramente. E questo sposa perfettamente la filosofia di Co-Cooking Lab, che è una realtà, un'impresa sociale nata per dare valore a cibo e persone. Lo facciamo dando spazio a delle persone con background migratorio che abbiano una passione per la cucina, dando loro l'opportunità di cimentarsi con quello che è il loro background gastronomico del paese di provenienza. E appunto c'è stato subito un match con le rispettive filosofie. Assieme allo staff di Memà abbiamo pensato a questo progetto di una serie di scene che ci portassero a compiere dei veri e propri viaggi attraverso l'esperienza culinaria in giro per diversi continenti. Questa iniziativa quindi vede appunto protagoniste questa serie di cene inclusive che mirano a far conoscere, come diceva appunto lei, delle cucine provenienti da diversi paesi e proseguiranno fino a febbraio 2024. Come si svolgono queste cene? Quali sono le cucine che sono già state presentate e quali invece verranno fatte conoscere nelle prossime cene? E come avviene in effettivo la collaborazione? Come contribuisce Co-Cooking Lab a questa iniziativa? Allora, partiamo subito dicendo che le cene appunto sono sei e ci porteranno a fare un viaggio nella cucina e nella tradizione culinaria di Ucraina, Persia, Iran e India e Pakistan. Abbiamo pensato a due appuntamenti per ognuno di questi viaggi. Finora siamo stati con la mente, se non fisicamente, in Ucraina e appunto in Persia. La prossima cena in programma, subito dopo il periodo natalizio, ci porterà a viaggiare tra India e Pakistan e poi riproporremo nuovamente questi tre appuntamenti in modo che nessuno si perda l'opportunità di partecipare. Un menù molto interessante, ricercato, che è stato creato appunto con la collaborazione tra le co-cookers, le persone con background migratorio di cui parlavo un attimo fa, e lo staff, la brigata di Memà. E questo è uno dei punti interessanti della collaborazione. Le nostre co-cooker non sono delle professioniste, non sono delle chef come potremmo pensare, come ce le immaginiamo solitamente, bensì sono delle persone appassionate di cucina che hanno voglia di diventare ambasciatrici delle loro tradizioni, delle loro culture attraverso il cibo. E abbiamo assieme a loro ideato questo menù che poi in alcune delle scene prevede dei bonus track, quindi delle pietanze speciali che si portano dietro anche un elemento di commistione culinaria tra il paese del viaggio di quella scena lì. E il background della cucina siciliana che propone solitamente Memà. Abbiamo dunque portato le co-cooker a lavorare fianco a fianco con lo staff, con la brigata di cucina di Memà, che poi tecnicamente, durante la serata dell'evento, realizza questo menù per gli ospiti, per chi decide di partecipare a queste serate evento. E chi partecipa a queste scene, però, non è solo uno spettatore passivo. E ovviamente si gusta queste portate che sono molto molto gustose e tra l'altro anche uno ha la possibilità di avere un'occasione unica di venire in contatto con questi piatti che insomma nel panorama della ristorazione milanese sono difficili da trovare altrove. E
come dicevo, mentre fa questo viaggio, questa esperienza gastronomica, poi la co-cooker stessa e il nostro team racconta quello che c'è dietro questi piatti, racconta il lato culturale, da dove arrivano gli ingredienti, perché quegli ingredienti sono simbolo della cultura della co-cooker, se quei piatti sono consumati in occasioni particolari, se hanno dei legami con delle festività particolari oppure con il vissuto molto spesso della co-cooker. Ecco, un esempio sono i vareniki, questi buonissimi ravioli della tradizione ucraina che sono legati ad un vissuto familiare di preparazione, di convivialità che la nostra co-cooker sottolinea sempre, oppure la cucina persiana, una cucina pensata per sfamare interi villaggi, e la nostra co-cooker ci racconta sempre gli aneddoti di sua madre che le ha tramandato i segreti della cucina, che era solita preparare queste pietanze per diverse centinaia di persone nel loro villaggio d'origine. Tutte note molto interessanti che vengono scoperte durante queste serate e che rendono l'esperienza davvero unica, al di là della degustazione gastronomica di questi fantastici piatti preparati dallo chef di Memà. Con questo progetto, quindi, come appunto raccontava lei, si uniscono la cucina e i temi sociali, come appunto la diversity e la questione migratoria. Quindi i co-cooker raccontano attraverso i piatti rappresentativi del loro paese d'origine appunto anche la loro storia. E qual è quindi stato il riscontro delle persone che hanno partecipato a queste cene e che cosa ci si aspetta poi da quelle future? Ma direi che abbiamo riscontrato un grande interesse da parte di stampa, da parte di persone che hanno voluto fare questa esperienza, che la stanno regalando nel periodo natalizio ai loro cari per poi partecipare alle cene, alle prossime cene in programma. È un'esperienza diversa dal solito, non è un'esperienza di consumo di cibo, di una cena, come siamo abituati un po' a vivere nella quotidianità. È un'esperienza che ci porta a contatto con delle persone, è un'esperienza che usa il cibo come metafora per appunto l'inclusione sociale, la diversity, il voler abbracciare il diverso, appunto coloro, persone che non sono che non hanno la nostra stessa estrazione, che non hanno il nostro stesso vissuto e che vivono nella nostra comunità molto spesso avendo bisogno di essere ulteriormente integrate nella nostra comunità. E poi è un'esperienza che mette al centro anche il tema dell'empowerment femminile, delle co-cooker, appunto persone che nella loro vita non fanno questo lavoro ma che hanno una grande passione, una voglia di dimostrare di essere in grado di fare un qualcosa che è al di là del loro vissuto, del loro percorso di vita per come è stato finora. Tutto questo è un'opportunità che Memà ci ha dato di mettere in pratica, come dicevo all'inizio, in linea con la filosofia di Paolo Sassi, che è il titolare di questo ristorante, del concept del ristorante stesso, che tende le braccia a tutti, così come fa il contesto in cui il quartiere in cui Memà si trova, un quartiere anche interessante dal punto di vista della multietnicità e della voler abbracciare tutte le sfumature della nostra comunità milanese. Il riscontro è stato positivo, ci siamo divertiti molto durante queste prime serate, c'è stata molta curiosità da parte degli intervenuti, le nostre co-cooker sono state felicissime appunto di poter parlare della loro cultura, della loro esperienza e non vedono l'ora di proseguire con i prossimi appuntamenti per poter continuare con questa iniziativa molto molto interessante. Prima di salutarci le chiedo appunto se vuole ricordare a chiunque fosse interessato a saperne di più rispetto all'iniziativa ed eventualmente volesse anche prenotarsi alle prossime cene che ci sono in programma con l'anno nuovo, le informazioni utili e i contatti di riferimento. Assolutamente sì, grazie. Allora, le prossime cene in programma sono il 17 gennaio con un viaggio alla scoperta dei sapori del Pakistan e poi ancora un altro viaggio in Ucraina il 31 di gennaio
Un ulteriore viaggio in Persia il 7 di febbraio, fino a concludere con l'appuntamento del 21 di febbraio nuovamente in Pakistan. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di BEMA nella sezione eventi, dove chi fosse interessato potrà approfondire il menù della serata riservare un posto in sala, oppure decidere di regalare questa esperienza ai propri cari in occasione delle festività natalizie. Quindi un'ottima idea per chi non avesse ancora terminato la ricerca dei doni natalizi. Per ulteriori informazioni si può contattare lo staff di MEMA, appunto tramite il sito si possono trovare tutti i contatti, oppure raggiungerli telefonicamente al numero, anche questi che trovate sul sito. Ricordo che il ristorante MEMA è in via Pietro Crespi a Milano, quindi facilmente raggiungibile sia con i mezzi che per chi arrivasse dal centro città. Io vi invito veramente a scoprire questa serie di eventi, perché c'è tanto bello dietro, e lo scoprirete se parteciperete. Grazie. Perfetto, io la ringrazio per aver partecipato a questo collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie a voi, a presto.